una volta si viveva proprio nella panetteria, quindi io fin da bambino scorrazzavo in mezzo alla farina, a tutto. Il fatto di poter da bambino già sentire alcuni sapori, alcuni odori, alcuni modi di fare, poter toccare la pasta, che erano senz'altro un qualcosa di più di chi invece magari arriva adesso a 16 anni dopo una scuola e queste cose qua. Ho seguito mio padre, che è stato praticamente il mio insegnante, e lui già dal 65 che faceva il panettiere. Un giorno ero a dormire e lui nel frattempo aveva già preparato delle pizzette e le aveva messe a forno, ma nel frattempo aveva fatto qualche marachella a mia moglie e mia moglie l'ha messo in castigo. Un attimo dopo mi sono alzato, lui era ancora in castigo, mi dice: per fortuna che ti sei alzato, c'ho tutta la mia roba che sta bruciando nel forno. Viene fatto con la farina, quindi proviene dalla terra, con l'acqua, che è un altro elemento, e col fuoco, che è quello della cottura. E quindi c'è terra, acqua e fuoco, che sono tre elementi fondamentali, magari inconsapevolmente, però fa parte di noi stessi il pane, in maniera assoluta. E generalmente quando poi viene a mancare ci si accorge veramente della sua importanza.